Oggi vedremo come si costruisce la proiezione ortogonale di un esagono regolare parallelo al piano verticale e con il lato AB appoggiato al piano orizzontale. Osservate attentamente l'animazione tridimensionale. Essendo una figura piana, sul piano orizzontale vedrò semplicemente una linea. Sul piano verticale l'esagono. E sul piano laterale una linea verticale. Inizio la proiezione ortogonale dividendo il foglio in quattro parti, individuando in basso a sinistra il piano orizzontale, in alto a sinistra il piano verticale, in alto a destra il piano laterale. Essendo l'esagono parallelo al piano verticale, devo iniziare a disegnare in proiezione ortogonale da quel piano. Devo ricordare però che il lato AB è appoggiato al piano orizzontale. Il lato quindi lo dovrò disegnare sulla linea di terra. Procedo poi alla costruzione dell'esagono dato il lato. Una volta tracciati tutti gli archi, posso unire tutti i vertici individuati disegnando l'esagono sul piano verticale. Inserendo le lettere, devo ricordare che a secondo e bisecondo si devono trovare obbligatoriamente in questa posizione, sulla linea di terra, perché così raccomanda la consegna. Una volta scritte tutte le lettere, posso procedere tracciando le linee di proiezione dal piano verticale verso il piano orizzontale. Sul piano orizzontale, l'esagono sarà rappresentato unicamente da una linea orizzontale. Guardando dal piano verticale verso il piano orizzontale, scrivo le lettere sul piano orizzontale. In questo punto, guardando questa linea di proiezione, incontro i vertici E e i vertici A, quindi avrò E' coincidente ad A'. In questo punto, seguendo la linea di proiezione, D' coincidente a B'. Nell'estremo sinistro avrò solo il vertice F, quindi scriverò F'. A destra, in questo punto, C'. Proseguo quindi la proiezione ortogonale tracciando le linee di proiezione dal piano orizzontale verso il piano laterale e ovviamente anche dal piano verticale verso il piano laterale. Non dovrò tracciare le linee di proiezione dai vertici a secondo, bisecondo verso il piano laterale perché la linea di proiezione coincide con la linea di terra. Sul piano laterale l'esagono sarà rappresentato semplicemente da una linea verticale. Concludo inserendo le lettere, seguendo le linee di proiezione provenienti dal piano verticale. Individuerò pertanto qui in alto e terzo coincidente di terzo, al centro F terzo coincidente a C terzo e in basso ovviamente avrò A terzo e B terzo perché il lato AB dell'esagono, da come prescritto dalla consegna, deve adiacere al piano orizzontale. In questo modo la proiezione ortogonale dell'esagono parallelo al piano verticale appoggiato con il lato AB al piano orizzontale è terminata.